Eccoci tornati in diretta alle Fonti Advisory Update. Allora, un approfondimento generale che parte proprio dall'andamento dei mercati, un bilancio di questo 2022, come guardare al 2023, cerchiamo di capirlo anche attraverso appunto approfondimenti grafici, dati macroeconomici, e poi parleremo anche della Cina perché, insomma, lo abbiamo già detto, non ci potevamo far mancare anche questo nuovo timore che i mercati di investitori hanno nei confronti delle decisioni che il governo di Pechino ha preso, cioè quelle relative alle restrizioni del Covid, cioè dal 8 gennaio fondamentalmente verranno allentate le restrizioni che sono state portate avanti per 3 anni. Però nel parallelo, insomma, ci sono tanti casi di coronavirus che preoccupano e che hanno portato per esempio l'Italia a obbligare le persone che arrivano proprio dalla Cina a farsi il tampone. Torna ancora questo tema del tampone che stavamo un po' dimenticando. Insomma, tutto questo, e voi direte, ce la faremo in questa mezz'ora? Certo che sì, lo faremo con Eugenio Sartorelli, che saluto. Buongiorno Eugenio. Buongiorno Manuela, mi è Cioè, mancato questo appuntamento, hai mi è visto? mancato tutto. Lo so, lo so, lo so, ma infatti ho detto, se devo scegliere un ospite con cui passare praticamente Capodanno, in senso lato, in diretta, questo è Eugenio Sartorelli. E vedi quanti temi che ti ho messo già sul tavolo, quindi recuperiamo un po' il tempo perduto oggi, se sei d'accordo. Certamente. Partiamo da un'analisi dei mercati in questa ultima parte del 2022, ma soprattutto guardando un po' quelli che saranno i driver del 2023. Sì, diciamo che in questo momento c'è un solo mercato che si sta muovendo e che ci sta facendo una telefonata. E ve lo faccio vedere. È un mercato, cioè un asset class che è l'unica che si sta veramente muovendo. Adesso sto mettendo in condivisione, eccola qua, che è il rendimento dei bond, in particolare quello americano, che sta tornando a salire. Da quando? Dal 15 dicembre. Cosa è accaduto il 15 dicembre? Beh, non mi ricordo se era il 14, il 15 o il 15, il 16, c'è stata prima la Fed e poi la BCE. E da lì sta salendo. E quindi il prezzo del T-note sta scendendo, adesso ve lo vado a prendere. E in contemporanea, eccolo qua, questo è il prezzo del T-note, che se il rendimento sale, il prezzo fa esattamente l'inverso, quindi guardate dove era il 15 dicembre, il prezzo sta scendendo, e in contemporanea anche il buon Bund sta scendendo. Questo però da prima, l'ha fatto da prima, eh. L'ha fatto da prima perché l'ha fatto dal cambio di contratto del Bund Future, però vedete che al di là del cambio di contratto, cioè questo, il Bund ha perso quasi 10 figure, che è una cosa mostruosa, mostruosa. E i tassi in Europa sono ancora sostanzialmente non altissimi, perché non, abbiamo 2 punti, se non sbaglio, di differenza rispetto agli Stati Uniti. Quindi, di fronte al piattume, e lo vediamo, di fronte al piattume di un S&P 500, che vedete, se prendiamo praticamente da metà novembre, ha un trading range di poco più di 200 punti, 250 punti. Non va da nessuna parte, prima è salito, poi è sceso, va a zigzag. Vi prendo anche l'Eurostoxx, se Sì. prendiamo da inizio novembre, addirittura da qui, anzi dal 10 di novembre, anche lui è un'escursione di 200 punti. Se prendiamo l'euro-dollaro, eccolo qua, sono dati a un'ora, guardate, questo proprio encefalogramma piatto, addirittura qui siamo dal 13 di dicembre, piatto, completamente piatto, non va da nessuna parte. Quindi per i trader intraday è anche interessante l'operatività. Per chi fa intraday, io qui voglio parlare più di multiday. Invece l'unico mercato che si muove è il mercato di bond. Ora, i gestori di fondi avrebbero voluto che tutto rimanesse congelato fino a fine anno. Tutto. Ok. Obbligazioni, Sì. azioni, dollar index, e anche le criptovalute, che se c'è tempo magari lo vedremo anche Sì, no, loro, sono le vediamo, congelate. assolutamente. Ma di Non ce fatto l'hanno invece cos'è fatta con i bond. successo? Esatto, Non infatti. ce l'hanno fatta con i Ma bond perché fatta non riescono. eccezione, scusami Eugenio, solo per questo però, perché abbiamo visto che il resto invece è tutto bloccato. È tutto bloccato, ma come normale, perché si devono chiudere i bilanci, i Certo. gestori vengono misurati per i trimestri, soprattutto per il fine anno, e quindi hanno cercato di trattenere il mercato da una volatilità che poteva essere superiore dopo le decisioni delle banche centrali. Hanno cercato di trattenerlo. E ce l'hanno fatta sostanzialmente su tutte le asset class, non ce l'hanno fatta sui bond.
Ora non ce l'hanno fatta perché evidentemente lì ricordiamoci che il mercato dei bond è il mercato più grosso in assoluto. Più o meno vale, adesso non mi ricordo, oltre 130, non mi ricordo, migliaia di miliardi di dollari, e vale più del doppio del mercato dell'azionario. Quindi se tu prendi tutti i mercati, mettiamoci anche le criptovalute, tranne i bond, tutti i mercati finanziari, li metti insieme, non arrivi, tutti quelli che vuoi, tranne i bond, li metti insieme, fai la somma e non arrivi al 60-70% del valore del mercato dei bond. Perché è un mercato talmente immenso che non riesci più di tanto a trattenerlo. E co quindi cos'è che ci stanno dicendo gli operatori professionali? Se i rendimenti salgono e quindi i prezzi scendono, ci stanno dicendo che le aspettative sulle banche centrali sono che ancora alzeranno i tassi, non ci sono dubbi. L'hanno detto e ridetto le banche centrali. C'è stata un'illusione ottica. Quando c'è stata un'illusione ottica? Vado a riprendere Sì. il grafico del T-Note, quando è che c'è stata un'illusione? Beh, c'è stata questa illusione tra fine ott 21 ottobre e questa discesa di inizio dicembre. Ah, ma forse le banche centrali si fermano, dove il T-Note è passato da oltre il 4%, al 4,3%, a un rendimento del 3,4%, quindi è sceso di un punto percentuale netto. Quindi io non so sulla base di che cosa. Sulla base di quale sostanza abbiano preso certi analisti, perché mi viene in mente solo questo, che abbiano preso qualche sostanza allucinogena. Sulla base di che cosa potevano affermare che le banche centrali si sarebbero fermate, soprattutto quella americana che è la più veloce ad agire, magari quella europea che è molto Ma lenta. allora, sulla base del fatto, ma questo solo a livello statistico, Eugenio, dirò una cosa banale, sul fatto che appunto si temesse che l'economia potesse rallentare in modo importante e che quindi, visto che l'inflazione, parliamo di quella americana, si è abbassata al 7%, che resta ancora un livello ovviamente preoccupante, ma insomma con il rialzo dei tassi è calata, appunto, come dire, attenzione, l'economia rallenta e quindi l'idea che la Fed potesse non fermarsi, ma comunque rallentare molto nella sua operazione aggressiva, ecco, mettiamola così. Ma ovviamente questa è una deduzione molto, molto terra terra, no? Però. Ma non c'erano questi dati? Cioè, qu quali dati c'erano sul rallentamento dell'economia No, americana? certo, assolutamente. No, è solo sul timore che potesse rallentare in modo Ma importante, certo. allora, cioè, ragioniamo. Quindi, nel 2000, esattamente un anno fa, alcuni, tra cui il sottoscritto, dicevano che sta arrivando l'inflazione. Le banche centrali non se ne sono accorte. Benissimo. Poi hanno visto l'inflazione e quando hanno iniziato ad agire, mesi dopo, quando. E dopo cerco il grafico, quando in tutte le volte passate la Fed ha agito in contemporanea, appena ha visto l'inflazione partita, tutti dal 2000, ho i dati dagli anni 90, anche gli anni 80 in poi, tutte le volte è partita quasi in contemporanea. Partita l'inflazione, la Fed un mese o due ripartiva. Stavolta ci ha impiegato 6-7 mesi. Quindi quando è partita l'inflazione parte in ritardo, però se arriverà invece la crisi economica bisogna fermarsi prima, cioè è partita in ritardo, questo è il dato che gli Certo. analisti non hanno capito, che la Banca Centrale Americana è partita in ritardo, Quindi non poteva quindi già fermarsi, insomma, questo era il tema. non poteva fermarsi perché essendo partita in ritardo deve prima vedere dei dati veri di rallentamento dell'economia, ma veri, non i dati anticipatori che sono i dati, quelli di SM manifatturiero, e che sono delle survey. Questi non sono dati economici, sono survey, cioè sono delle indagini che fanno tra i manager degli acquisti e dicono cosa pensi per i prossimi mesi. Ebbene, quando questo scende probabilmente ci sarà un rallentamento economico, probabilmente, ma non è un dato sicuro, è un'indagine. I dati sicuri sono il PIL, sono la produzione industriale, sono la disoccupazione. Quando veramente si vedrà che la disoccupazione inizia a aumentare, lì siamo sicuri che la Fed si ferma. Ma vi do proprio il Certo, numero, vi certo, dico il certo. numero, non della Sì. disoccupazione. Qui, vabbè, adesso non sono riuscito a trovare il grafico, ma vi dico, in questo momento l'inflazione core americana è intorno al 6%. I tassi sono al, se non ricordo male, 4,5. Sì. Ecco, quando è che si fermerà? Quando si incrociano i due dati. Quando vedrete che l'inflazione, che probabilmente scenderà, diciamo al 5%, bene, e la Fed
arriva al 5% di tassi, ecco, con quell'incrocio secondo me lì si ferma la Fed, la BCE e Erie Geologica indietro, Erie Geologica indietro. Però la Fed secondo me lì si ferma. Prima però ci vuole questo incrocio. C'è stata un'altra cosa che veramente mi ha fatto impazzire, quel dato che c'è stata l'inflazione meno 0,2%, se vi ricordate era stato il 13, se non sbaglio, il giorno prima della Fed, 2 giorni prima della Fed. L'inflazione fa meno 0,2%, tutti a festeggiare, aveva fatto più 1,5%, più 2 l'S&P, tutti a salire. Ma non aveva senso. Cos'è lo 0,2? Deve scendere dell'1% l'inflazione. Allora veramente si vede qualcosa. Io vi faccio Ok. vedere, adesso ho trovato il Sì. dato, almeno vi Ah, faccio vedere ok. l'inflazione, cioè quella core, o parliamo di quella core ovviamente, quella che guarda la Fed. Questa è l'inflazione core. Ecco, l'inflazione core sostanzialmente da 6,6 è passata a 6 a novembre. Che non è neanche un punto percentuale, non è niente, deve almeno arrivare a 5,5. Allora veramente si comincia a capire che l'inflazione sta tornando indietro. Ma di 0,6 su un dato che era 6,6 non è niente, non è veramente niente. Ecco perché mi stupiva che gli analisti, cioè, secondo me, diciamo che il mondo della gestione aveva un po' intrappolato nella loro volontà. Che la loro volontà era finiamo l'anno tranquilli, così chiudiamo e dopo da inizio anno rifacciamo i portafogli, rivediamo e si riparte da Ok, zero. senti Eugenio, se tu dovessi chiedere 2022 la cosa migliore che è accaduta, la cosa peggiore, cioè chi è stato anche, visto che stavamo parlando di banche centrali che hanno agito in ritardo e quindi, come dire, poi a cascata hanno causato una serie di questioni innegabili, no? Peraltro non ne stiamo parlando solo oggi, con te ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. Appunto, qual è stata la cosa peggiore di questo 2022 e poi anche la cosa migliore, se c'è, però insomma io spero di sì. Beh, la cosa peggiore è facile perché è la guerra Russia-Ucraina. Quella è sicuramente la cosa peggiore. E la cosa migliore, no, così al volo no, Non non me ne la viene. trovi, lo Cioè, no, ma so. c'è, non è che non la No, trovo. È che ne ho tutta certo. una serie che onestamente. E poi non volevo regionalizzarla, cioè non volevo che fosse una cosa, volevo che fosse una cosa globale. Ok, Quindi, in realtà per par condicio ti ho dovuto chiedere anche la cosa no, no, migliore, ma in realtà certo. volevo sapere la cosa peggiore perché poi effettivamente tu hai giustamente parlato della guerra russa-ucraina. Che poi insomma, ha ribaltato anche quelle che erano le previsioni, ha peggiorato, ha aggravato, diciamo, il quadro del contesto generale. Ma direi comunque una cosa migliore mi viene in mente proprio generale, che di fatto il Covid è stato sconfitto. Ah, Cioè, beh, ormai sì. viviamo di strascichi, ma Però il adesso Covid. poi ne parliamo perché c'è il tema della Cina, ma ci Sì, arriviamo beh, tra un lì. istante. Anzi, facciamo così, va, Fantascienza. visto che hai parlato del Covid, guarda il titolo che ti ho preparato, in realtà lo strano caso della Cina, strano, tra virgolette, come consideri questa giravolta, non lo so, ma come la possiamo chiamare, questa decisione del governo di Pechino? Ma io prima vi faccio vedere i numeri perché è meglio che guardiamo che già Certo. questa trasmissione facevo vedere già dal 2020. E non sono in questa trasmissione perché è un mio cavallo di battaglia, questa cosa qui. Allora, questi sono i dati del numero di decessi per 1 milione della popolazione nel mondo. Ebbene, a parte Tuvalu, che è un'isola, Falkland, isole, Vaticano, beh, al Vaticano c'è, sappiamo, l'aiuto dall'alto, Burundi, a parte tutte queste, e la Corea, il paese tra i più grande che ha pochissimi decessi è la Cina, che ha, malgrado tutto quello che ha detto e malgrado tutto quello che tutti i lockdown, malgrado sia partito là a dicembre 2019, perché loro partono nel 2019, hanno 4 decessi ufficiali per milione di abitanti. Cioè ci raccontano che ci sono città intere in lockdown, ma dall'inizio del Covid hanno avuto 4 decessi per milione di abitanti, che è la cosa più giusta. In totale 5.246. Giusto per vedere qualche nazione un po' più lì vicino, la Corea, 624 del sud ovviamente, qua Sì, nel nord, certo. 624 per decessi per milione di abitante, in totale ha avuto 32.000 decessi. La Corea del Nord, che ha una popolazione che è un decimo della Cina, no, forse meno, un quindicesimo della Cina. E ve ne faccio vedere un'altra. Ecco perché. Questi sono i decessi in Cina,
che sono aumentati a marzo, febbraio del 2020, aprile e poi zero, zero. Guardate, guardate, dal 2020 al 2022 aprile, zero decessi, zero. Attualmente poi sono aumentati un po' a maggio del 2022, guardate, zero decessi. E hanno città, già no, qualcuno ce n'è stato, sì, 4-5. Ma il problema della Cina, ma cosa possiamo credere dei dati che ci dà la Cina anche economici? Cioè, se i dati che riguardano la vita, riguardano la vita, serve, che è anche la nostra vita, perché adesso c'è la questione Russia, ma guardate, io l'ho già detto in questa trasmissione, soprattutto nel 2020, qualche volta anche nel 2021, e ve lo ripeto nel 2022 perché non l'avevo ripetuto, guardate che tutto il Commonwealth, cioè tutto il mondo anglosassone, metteteci anche gli Stati Uniti, ovviamente, nel mondo anglosassone, sta solo aspettando un momento per fargliela pagare la Cina, perché la Cina ha giocato con la vita degli altri, non quella dei loro cittadini che saranno Ma anche affari adesso, ma loro. adesso lo sta facendo ancora, quindi secondo te, perché... Esattamente, qui è da capire, e questo potrebbe essere un motivo importante, perché ha cambiato politica la Cina? Di colpo, improvvisamente, Ma certo, improvvisamente. oltretutto, esatto, voglio dire, per 3 anni ha portato avanti la politica zero Covid, proteste, eccetera, eccetera, niente, ha continuato con questa decisione, adesso invece, appunto, come dici tu, improvvisamente ha deciso di fare altrimenti. Sì, ma soprattutto zero Covid con zero decessi, cioè città intere chiuse, cioè, pensa anche ai militari, i militari, quelli degli ospedali, ma è possibile che non muoia nessuno? Cioè questa è una presa per i fondelli che non si può, No, no, non può, non va all'infinito. ma infatti poi peraltro ricordiamo tutti, nel momento, diciamo così, di fuoco del Covid, sentivamo dire in Cina non ci sono più contagi, come se fosse sotto una campana di vetro, no? Voglio dire, adesso invece scopriamo tutt'altro, insomma, certo, per quello lo strano caso della Cina, tanto strano Chiaro. non è perché poi ne abbiamo parlato diffusamente. Io temo, è un'interpretazione momentanea, quindi vale veramente niente quella mia interpretazione perché è molto, non è soppesata e soprattutto non ha dati. Io temo che questo sia un ricatto della Cina. Cioè, non rompeteci le scatole perché lo sappiamo benissimo che abbiamo fa falsato i dati e non abbiamo parlato del Covid, già nel 2019, ve l'abbiamo detto in ritardo. Non rompeteci le scatole se non riportiamo il Covid in giro. È un'ipotesi, però la No, Cina no, no, queste vabbè, cose le può fare. certo, non è che stiamo È dicendo che abbiamo un'ipotesi, scoperto, potrebbe beh, essere. certo. Allora, Loris scrive: agli ospedali pieni adesso, aprendo tutto, un po' di malati se li prenderanno altri stati governi. Non credo sia Beh, quello, perché in Cina, non, allora, al di là della ricchezza che si parla della Cina, guardate che ci sono, molti forse non lo sanno, ma ci sono circa. Vado a memoria, circa 400 milioni, se non 500 milioni, che coltivano la terra a mano, con le zappe. Poi c'è una grossa offerta della Cina, che ormai ha industria e così via, ma c'è una quantità della Cina dove non si può viaggiare. Chiedete chi va in Cina, ci sono delle regioni che non puoi visitare, devi chiedere il permesso e devi avere un buon motivo, e se no Certo. non puoi entrarci. Non puoi entrarci, ci sono zone della Cina che sono ancora rurali, che sono ancora indietro. Ecco, su questo non sapevo niente. Quindi, certo, possono mandare gente in giro, ma non c'è questa ricchezza per mandare così tanta gente in giro da portare negli ospedali. Cioè, non c'è proprio questa ricchezza in Cina. Sono pochi quelli che possono permettersi di viaggiare ed andare in ospedali Poi, centrali. Certo, essendo certo. 1.480 milioni. Ah, tra l'altro, secondo me, entro 2 anni l'India sorpassa la Cina, sarà avanti così, entro 2 o 3 anni come popolazione. E comunque, anche se solo uno 0,1 po potesse andare in giro, chiaro, crea problemi. Io ripeto, non credo che sia quello che ha detto l'ascoltatore, la Cina ragiona sempre a politica egemonica, quindi sicuramente c'è un motivo politico. E bisogna Sì, scoprirlo, appunto. bisogna scoprirlo. Allora, intanto invece Fabrizio era intervenuto con un messaggio sul tema dell'inflazione, scrive: inflazione, l'inflazione è una tassazione nascosta, fa comodo ai governi. Allora, che sia una tassazione lo sappiamo, è anche chiamata la tassa dei poveri, purtroppo, perché poi va a colpire le fasce più deboli. Che faccia comodo ai governi? Eugenio? Allora, se le banche centrali hanno come obiettivo, tutte le principali, come obiettivo l'inflazione del 2%, direi che c'è già la risposta, no? Ok, sì,
Senti Eugenio, allora, esatto, va bene. Rubiamo ancora qualche minuto, però ti chiedo di essere un po' più sintetico Sì. al nostro palinsesto, va benissimo perché non posso salutarti senza chiederti come stanno le cripto, insomma, ne parliamo sempre con te e quindi gli ultimi giorni dell'anno che cosa ci stanno riportando? Quale fotografia di Bitcoin and Company ci stanno riportando? Sì, qui andiamo col grafico così vediamo, Certo. ritorniamo a vedere un grafico. Diciamo che il Bitcoin è molto, poi, molto simile poi a Ethereum, quindi parlo solo del Bitcoin. Quindi anche lui è un cefalogramma piatto, no? C'è stata la discesa di FTX che non c'entra niente col Bitcoin, però purtroppo è andata così anche per il Bitcoin. FTX è una truffa, non c'entra con le criptovalute, ci sono dei truffatori, e però cioè, io ricordo sempre Lehman Brothers. Quando Lehman Brothers è fallita, l'oro è sceso. Cosa c'entra l'oro con Lehman Brothers? Certo che c'entra, perché hanno dovuto liquidare posizioni per fare fronte alla situazione di Lehman Brothers. Quindi cosa vendi? Vendi la cosa che in quel momento è più liquida, l'oro. E quindi c'è stata la conferma che l'oro e l'argento delle criptovalute sono il Bitcoin e Ethereum. Abbiamo avuto la conferma perché sono state liquidate per fare cassa per quello che è successo con FTX. Non voglio approfondire questo tema perché non c'è tempo. È encefalogramma piatto, ma c'è una piccola speranza. La piccola speranza è questo doppio minimo, quello del 9 novembre e quello del 21 novembre. Ecco, da lì c'è stata una separazione della correlazione molto elevata, che adesso cerco di farvi vedere, della correlazione molto elevata tra Bitcoin e il mondo azionario. Eccola qua. Questo è Bitcoin e S&P 500, che è ancora elevata la correlazione, ma sta scendendo. Ecco, tenete presente quei minimi lì, anzi ve lo dico, che è 15.005. Io Sì. potrei arrotondare a 15.000. Se il Bitcoin tiene quel minimo lì, mentre invece i mercati azionari, io mi aspetto, e ce l'ha telefonato i bond, mi aspetto che in gennaio comunque ci sarà un test dei minimi, quali minimi, quelli che abbiamo avuto fine settembre-ottobre, secondo me ci sarà e forse si andrà anche sotto. Se però il Bitcoin terrà 15.000 e che diventa 1.000 per Ethereum, se terranno, allora potrebbe esserci una separazione e una speranza che poi pian piano nell'anno, per il 2023, ci sia un buon recupero per il Bitcoin. Però, ripeto, la speranza è attaccata a quei livelli e al fatto che su quei due minimi c'è stato proprio un movimento un po' differente rispetto a quello del mercato azionario americano. Ne avevo già parlato, una fase risk on, risk off, sono Sì, molto sì, legati sì. le criptovalute, in particolare il Bitcoin e Ethereum, a queste fasi. Ecco, lì si potrebbe sganciare. Se ci sarà questo sganciamento, direi che potrebbe esserci non un anno eccezionale 2023, ma un fine anno di ottimo livello, un Voto fine dai anno. all'anno 2022 per le cripto? Allora, dipende molto dalla SEC, perché il 20 la SEC decide se dare spazio a un Sì. ETF sulle cripto fisico, e poi c'è l'halving, se non No, sbaglio, il settembre 8. 2022 intendevo dire che anno è stato, che voto Ah, dai per alle il cripto? 22 Scusami, sì, settembre? no, no, Ah, perdono, figurati, tu scuso. giustamente Ah, l'anno guardai. 22 è stato un dramma, però ecco, io adesso qua non ce l'ho pronto. Confrontate se volete il grafico della grandissima Tesla di cui nessuno protesta perché ha perso 70, quasi il 70%. Confrontate il grafico di Tesla con quello del Bitcoin, che hanno fatto i massimi tutti e due novembre del 2021. Confrontatelo e poi dite se allora è il caso di chiudere il Nasdaq perché Tesla ha perso il 100%. Chiudiamo il Nasdaq Questa è una perché bella provocazione che non vuole essere proprio una provocazione, lo so, lo dici seriamente, ma insomma, sicuramente hai fatto un parallelo importante. sì, perché ci sono titoli del Nasdaq, Zoom, quanto ha perso Zoom? Zoom ha perso di più del Bitcoin, però nessuno che parla di truffa, parla di che perdono tutti i soldi i Beh, risparmiatori. guarda, No, non ne visto che hai parlano di citato questo. Tesla, ho proprio qui davanti a me, il fatto che il 2022 sia stato un anno nero per i paperoni high tech, ovviamente parliamo di, Certo. ecco, Elon Musk ha perso sulla carta 132 miliardi di dollari con il tracollo dei titoli Tesla, quello che dicevi tu. Poi vabbè, Bezos ha visto andare in fumo 84,1 miliardi con il calo di quasi il 50% dei titoli Amazon.
Zuckerberg, Facebook ha bruciato Ma quello è un evento. 80,7 miliardi, è scivolato alla sesta posizione, dalla sesta posizione, scusate, dei paperoni mondiali alla 25esima. E più poveri sono anche i due fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, che hanno perso in tutto quasi 88 miliardi e valgono ora poco più di 80 miliardi ciascuno, ovviamente, solo tra virgolette. Non va meglio per Bill Gates, il fondatore di Microsoft, si è impoverito di 28,7 miliardi e la sua fortuna è pari ora a 109 miliardi. Insomma, diciamo che è stato un anno non propriamente, però, Beh. appunto, come dici tu, non è che poi cancelliamo il Nasdaq, no? Visto che i tech sono No, andati ma infatti maluccio. non... Cioè, ci sono queste discese. La discesa di molti titoli del Nasdaq è proporzionale a quella di Bitcoin e Ethereum. Sto parlando solo di Bitcoin e Ethereum. È chiaro che se prendiamo Terra Luna e qualche No, altra Solana e così via, cioè, è certo. chiaro, ma quelle sono più piccole. Cioè, il mondo cripto, i due pilastri, cioè l'oro e l'argento del mondo cripto, sono Bitcoin e Ethereum. Se Allora, quelli sì. reggono, regge il sistema. Se quelli non reggono, collassa tutto. Comunque, per i paperoni che hai detto, sono molto dispiaciuto, gli farò con PayPal, gli farò una donazione, perché mi rendo conto che Poverini, passare effettivamente. da 150 miliardi a 100 miliardi di patrimonio è una cosa grave, anche Esatto. psicologicamente. Avranno Adesso. difficoltà anche loro a pagare le bollette. Sì. Allora, intanto la manovra a proposito di bollette, di crisi energetica, eccetera, è diventata legge. Benissimo. 107 voti a favore, 69 contrari, un astenuto. E con il ministro Giorgetti, uno chissà chi sarà questa pecora nera che ha deciso di votare contro. Ah no, astenuto, scusate, perché 69 contro. Sì. Il ministro Giorgetti ha detto missione compiuta, va bene. Speriamo che sia compiuta per l'anno nuovo e che possa davvero un po' portare respiro. Allora, Eugenio, grazie per essere stato con noi. Naturalmente, buon anno, ci risentiamo con il 2023 e insomma, ti ringrazio molto per la collaborazione lunga che è durata comunque tutto il 2022. Certo, comunque se volete fare la diretta al 31 a mezzanotte, ci sono. Guarda, ci Se no, basta una. penso. No, lo so, lo so, lo so. Sarebbe carino, Una effettivamente volta si inventa. potrebbe Va fare. bene, se, guarda, se mi dice ok Luigi in regia, la facciamo, però dipenderà tutto da lui. Va bene. Grazie Eugenio, allora a presto, buon anno di cuore, ci sentiamo appunto con il 2023. Buon anno a tutti, grazie Grazie mille. mille Eugenio Sartorelli. E allora noi chiudiamo questo live per questa giornata, adesso continua il nostro palinsesto. Ne approfitto per dirvi che dopo aver passato tutto l'anno insieme, anche noi ci prendiamo giusto qualche giorno di pausa dalle dirette, quindi ci rivediamo live il 9 gennaio. E quindi vi auguro un buon anno, grazie per essere sempre con noi e a presto sulle fonti TV. Rimanete comunque collegati con noi attraverso i social perché da lì arrivano tutte le comunicazioni. Buon proseguimento di giornata.